Buonasera, Monsignor Delpini. Buonasera, buonasera a lei e a tutti. Buonasera e grazie per essere con noi anche quest'anno. E intanto la prima ovvia domanda è chiederle come sta, visto che lei insomma, è positivo al Covid e quindi anche lei è in questa situazione. Come sta, come si sente, qual è la sua salute? Ma io diciamo che sono molto fortunato perché non ho mai avuto sintomi, sto bene. Abito in una bella casa, riscaldata, ben arredata, sono accudito con tanta amorevolezza, quindi sto bene, ecco, solo che mi sento molto in imbarazzo perché penso a tutti quelli che sono a casa da soli e nessuno se ne cura, penso a quelli che abitano in case troppo piccole e la convivenza è difficile. Penso a quelli che sono ristretti in carcere, a quelli che sono nelle RSA e non possono ricevere nessuno. Ecco, sono un po' in imbarazzo per questa condizione privilegiata. Cerco di viverla bene pregando per tutti. Lei ha adoperato la parola cura, ha detto sono curato, sono accudito. Ecco, la cura, c'è questa straordinaria notizia del vaccino che sarà una parte della cura, curerà il Covid, ma che cosa davvero secondo lei potrà curare questo nostro tempo? Tutti noi in questo tempo, nella prima cosiddetta ondata, ci eravamo posti obiettivi e propositi. Le due encicliche di Papa Francesco insieme in qualche modo pongono al centro proprio questo bisogno di cura. Ecco, secondo lei da dove arriverà? Se può arrivare questa cura? Ma se per cura si intende una iniezione o una pastiglia che in pochi secondi risolve tutto, penso che non verrà di lì la cura. Ecco, mi pare che l'umanità è troppo malata, che il disastro è troppo catastrofico, ecco, perché basti un vaccino che toglie i sintomi o che mette al riparo dal contagio. E quindi penso che invece ci curerà la scienza se saprà contribuire, dare strumenti per un sogno condiviso, ci curerà l'economia, l'intraprendenza degli imprenditori se sapranno mettere a disposizione risorse per un sogno condiviso, ci curerà la politica se saprà dare alla convivenza la forma di un sogno condiviso. Ci curerà la religione se offrirà motivi per credere che sia affidabile e realistico un sogno condiviso. Ci curerà la solidarietà, la carità, se stabilirà dei rapporti perché tutti possano partecipare a un sogno condiviso. Ci curerà la speranza se motiverà la fiducia in un sogno condiviso. Ecco, abbiamo bisogno di un sogno condiviso che converta anche questa globalizzazione che ha caratterizzato questi decenni, che è diventata una specie di riduzione del pianeta a un mercato universale o a un'alluvione di informazioni, invece ci curerà questa trasformazione della globalizzazione in un sogno di fraternità universale, come il Papa suggerisce. Guardi, ecco, poi arriviamo a quello. Le voglio fare prima una domanda che in realtà sono due insieme, nel senso che dalla sua descrizione, diciamo, da questa ipotesi di cura, ne deduco che lei, insomma, oltre che una speranza, il suo è anche un ottimismo, mi verrebbe da dire, della ragione, insomma, nel senso che lei ha anche motivi ragionevoli per essere ottimista. E allo stesso tempo le chiedo, pensa che davvero potremo trarne vantaggio, uscire migliori da questa vicenda o alla fine invece prevarrà una bulimia di nuovo declinata nell'aspetto peggiore, insomma, del termine? Ma io francamente
non sono ottimista nel senso di quell'atteggiamento un po' caratteriale di chi spera che tutto vada bene a prescindere dalla realtà. Più che ottimista, io penso di essere fiducioso. E sono fiducioso perché credo nel Signore Gesù e so che Lui non ci abbandona, posso contare su di Lui. Sono fiducioso perché conosco i preti della diocesi di questa terra e so che posso contare su di loro. Sono fiducioso perché conosco la gente, così intraprendente, così attiva, così operativa. Abbiamo problemi di audio, monsignore, c'è qualcosa, non la sentiamo più. Guardi un po' il microfono se è successo qualcosa, se si è staccato. Vediamo un po'. Allora, non si riesce, dunque non la sentiamo più. Allora, cerchiamo di... Ecco, vediamo, forse ora sì, perfetto, perfetto. Diceva, vede, la fiducia è stata premiata. Ecco, la sento, prego, prego. Diceva. Mi sente? Sì, sì, sì. Diceva appunto che... Sì, ho dei motivi di fiducia perché ho l'impressione che c'è gente su cui possiamo contare, possiamo contare gli uni sugli altri, ecco, e questo è il motivo della mia fiducia. Un'ultima considerazione, lei ha citato prima la fraternità, Fratelli Tutti, e l'enciclica, secondo me una straordinaria enciclica rivolta davvero agli uomini di ogni tempo, di Papa Francesco, che ripropone proprio la necessità dei fondamentali dell'umanità. E sembra dirci che Fratelli Tutti, no? Rileggendo in qualche modo la parabola del buon samaritano, non è un obiettivo. Fratelli Tutti è una presa di coscienza. Basterebbe vedere le immagini dei naufragi di questi giorni per comprendere esattamente, profondamente il significato della fratellanza. Ecco, per il solo il fatto di essere figli dello stesso tempo siamo fratelli. Ma anche questa sembra davvero un'utopia difficile da realizzare. Ah, il Papa ha scritto un'enciclica molto ricca e complessa, ecco, quindi una volta un mio cugino argentino, per aiutarmi a capire l'Argentina, mi ha regalato un libro intitolato El atroce incanto de ser argentinos, cioè l'atroce incanto di essere argentini. Mi pare che il Papa esprime qui questo animo argentino, questa insieme di incanto, di stupore, di sogno e di struggimento, e l'atroce incanto, ecco. E di fronte a questa enciclica io mi chiedo, ma come si può leggerla? Che cosa esprime? E mi chiedo, ma forse è un rimprovero? E sì, è un rimprovero aspro contro l'individualismo e l'indifferenza. Forse è un sogno, sì, è un sogno che dà uno sguardo fiducioso sull'umanità, è un cantico, sì, è un cantico, ecco, è come se il Papa guardasse l'umanità come con gli occhi di San Francesco, di Charles de Foucault, il grande fratello universale. È un progetto, è una proposta, è una provocazione, è un insieme di parole, di pensieri che ci chiamano, più che un libro da leggere, è una vocazione che ci viene rivolta. Monsignore, la ringrazio tantissimo. Insomma, sì, mi raccomando, Milano l'aspetta, tutta la sua l'arcidiocesi è con lei e prega per lei. A presto, insomma, spero che tutto si risolva nel migliore dei modi. Grazie, buona serata. Grazie, buona grazie serata. A lei, grazie buona a lei, serata. Grazie a lei, monsignore.